Presentiamo e facciamo accomodare la nostra ospite. Questa sera abbiamo con noi la professoressa Maria Luisa Brandi. Prego, buonasera, benvenuta. Professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università di Firenze, nonché presidente della FIRMO, Fondazione Italiana Malattie dell'Osso. Ecco, buonasera. Buonasera. Quindi Buonasera a tutti. è un argomento che interessa molte persone da casa, mi interessa in modo particolare e volevo chiedere subito, fare la domanda più banale, che cos'è l'osteoporosi? Che cos'è? L'osteoporosi è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una condizione in cui il nostro osso si depaupera del minerale che è l'idrossiapatite, che è quello che rende l'osso un tessuto così resistente, tanto che sostiene il nostro corpo. Oltre ad alterazioni di tipo quantitativo, che sono quelle che noi possiamo misurare oggi con i densitometri, la MOC, che ci permette di misurare la quantità di minerale osseo, ci sono nell'osteoporosi anche delle alterazioni di tipo qualitativo, cioè l'osso diventa dal punto di vista architettonico meno resistente. L'osso è costituito di due grandi compartimenti, quello che noi chiamiamo l'osso compatto, che è per esempio nelle ossa lunghe, la nostra tibia è costituita soprattutto da osso compatto, il nostro femore, pensiamo al collo del femore che poi è un'area che diventa più fragile infatti negli anni. Poi c'è un altro grande compartimento che è l'osso trabecolare o spugnoso, quello che è presente per esempio nella vertebra o perlomeno prevalente nella vertebra. Queste architetture, che sono quelle dell'osso compatto e dell'osso trabecolare, si alterano nell'osteoporosi, così le trabecole diventano più sottili e non sono più in grado di sostenere il peso del nostro corpo e da qui le fratture delle vertebre. Oppure il collo del femore si assottiglia, dal punto di vista architettonico anche lui non è più così resistente e quindi è alterata anche la qualità, l'aspetto architettonico. Questo prevede quindi che l'osteoporosi sia un fattore di rischio, non una malattia per sé, ma un fattore di rischio di malattie molto importanti che sono le fratture da Le fragilità. fratture, ecco, le Ma fratture. senta, professoressa, per i nostri ascoltatori, io penso che la perdita di quale sostanza? Il calcio, la sostanza che perde l'osso. L'idrossiapatite è composta di calcio e fosfato, infatti noi la chiamiamo un calcio trifosfato e il calcio è molto importante perché il calcio noi lo dobbiamo introdurre tutti i giorni con la dieta, ci sono alimenti che ne sono ricchi e altri che non ne sono ricchi, per il fosfato meno problema perché in realtà il fosfato è presente in tutti gli alimenti che noi introduciamo, quindi è difficile essere carenti di fosfato se non in condizioni in cui siamo denutriti. Il calcio è lo ione su cui noi insistiamo di più perché quello è presente in alcuni cibi e non in altri e quindi se Possiamo noi dirlo, professoressa? Beh, è Perché presente forse. prevalentemente per unità di peso, quindi se noi diciamo in un etto di alimento è presente questa quantità di calcio, allora è presente prevalentemente nel latte e nei suoi derivati. Questo non significa che noi dobbiamo dire bisogna a tutti i costi prendere latte e derivati con il cibo perché ci sono persone che non li Sono vogliono assumere. intollerante, tra l'altro. E allora bisogna costruire una dieta che contenga alimenti in quantità sufficienti, perché quando noi diciamo che 50 grammi di parmigiano, che poi sono mezzo etto di parmigiano, con una dieta varia sarebbero sufficienti al giorno, questo non vuol dire che dobbiamo dire che tutti devono introdurre 50 grammi di parmigiano. E allora bisogna trovare altri alimenti, che sono però alimenti più difficili da introdurre nella dieta abituale, perché se noi pensiamo per esempio al prezzemolo, al basilico, alla frutta secca che contengono calcio, dovremmo introdurre quantità molto superiori a Molto quelle che sono superiore, le nostre certo. abitudini e allora dobbiamo saperlo. E se non riusciamo con la dieta a raggiungere le quantità raccomandate, che sono raccomandate per ogni età, un adulto dovrebbe introdurre 1 grammo di calcio al giorno, che sono 1000 mg, allora dobbiamo supplementare la nostra dieta con addizioni di calcio. Oggi esistono addirittura. Integratori, ad esempio. Sì. Esistono addirittura alimenti che hanno già addizionato il calcio, proprio per cercare di Sì. facilitare questa introduzione che deve essere giornaliera. E in questo Io caso vorrei fare un'annotazione. un'annotazione c'è Angeletti che Sì, annota. perché prima la professoressa giustamente ha citato quella parte delle ossa dove c'è il tessuto trabecolare, che sono tessuti dove l'osso è spugnoso, ma Spugnoso. le varie parti dell'osso sono disposte in maniera perpendicolare. Dallo tessuto trabecolare dell'osso,
che cosa è derivato? Niente meno che la struttura interna delle pale degli elicotteri, che devono essere leggerissime, quindi vuote, piene di un sacco di aria, elastiche, e dentro ci sono dei laminetti, in questo caso di metallo, in genere di alluminio e simili, disposte esattamente allo stesso modo che il tessuto trabecolare nelle ossa ossee. Vuol dire, ecco, che dobbiamo dare anche qui del calcio alle pale dell'elicottero. L'abbiamo... No, al di là della battuta, professoressa, ma scusi, allora, l'assorbimento del calcio è garantito in tutte le età, voglio dire, perché mentre... Posso aggiungere una domanda a tale proposito? Ah, sì, perché abbiamo annunciato nel primo minuto che l'osteoporosi non colpisce soltanto persone in età avanzata, ma anche donne nell'età della menopausa. Ecco, come mai? Qual è il motivo? Donne e poi, certo, la menopausa per le donne, ma anche gli uomini, perché mi sembra che gli uomini stiano raggiungendo la stessa percentuale, ahimè, di patologia dell'osso pari a quella della donna. Allora, abbiamo parlato di tre argomenti diversi. Uno è quello della bioarchitettura, grazie al professor Angeletti che è intervenuto, perché l'osso è veramente, se parliamo di bioarchitettura, che è un grande capitolo dell'architettura, l'osso è sicuramente la fa da padrone in questo settore, mm-hmm. perché è l'architettura più interessante per gli architetti e quindi può essere imitato, infatti, l'osso, proprio per le sue caratteristiche straordinarie. Lei mi ha fatto una domanda relativa al discorso dell'assorbimento di calcio, e l'assorbimento di calcio, come quello di fosfato, non sono naturalmente spontanei, perché non sono passivi nel nostro intestino, ma sono attivi. Quindi noi assorbiamo calcio in maniera attiva, e tutte le volte che in un organismo esiste un fenomeno attivo c'è qualche cosa che lo deve controllare. Infatti l'assorbimento di calcio e fosfato a livello intestinale sono governati dalla vitamina D. Quindi se noi anche introducessimo quantità adeguate di calcio tutti i giorni, ma fossimo deficitari in vitamina D, non assorbiremo né il calcio né il fosfato. Quindi l'altro componente importantissima è la vitamina D. E è vero che l'osteoporosi non è un problema soltanto femminile, è un problema anche maschile. Io dico sempre che gli uomini sono più sfortunati in questo senso. Ci siamo sempre lamentate come donne dicendo che eravamo trascurate dagli studi clinici controllati, che su di noi non erano state fatte sperimentazioni. Prima parlavate di cardiovascolari, in effetti nelle malattie dell'apparato cardiovascolare la donna è stata un po' dimenticata, tant'è che per tanti anni la donna ha pensato di non ammalarsi di infarto, sì. Quindi moriva all'improvviso senza essersi fatta né un elettrocardiogramma né un ecocardiogramma. Oggi questo fortunatamente sta cambiando. Per l'osteoporosi però il sesso, quello che noi chiamiamo default in qualche modo, quello un po' dimenticato, è proprio il sesso maschile. Tutte le sperimentazioni su nuovi farmaci sono ancora condotti nelle donne dopo la menopausa. Gli uomini hanno studi molto più brevi che non prevedono nemmeno un'analisi di quello che è l'incidenza di nuove fratture quando si usano certi farmaci, e soprattutto l'uomo è disinformato. Ogni tanto per pazienti che arrivano da me, di solito gli uomini quando arrivano sono molto gravi perché si sono fratturati già più volte, non capiscono quello che sta avvenendo, quindi sono quasi sempre polifratturati quando arrivano da noi e dicono: ma l'osteoporosi non è una patologia femminile? E io dico: vabbè, si chiama la osteoporosi, ma questo non significa che non venga che anche al maschio. E quindi dobbiamo sempre dirlo, perché in Italia le stime comunque sono di circa 3 milioni e mezzo di donne con osteoporosi e di 1,5 milioni di uomini. Certo, l'uomo è favorito dalla sua essere maschio, perché nel momento della crescita puberale l'uomo accumula più minerale e accumula, soprattutto ha un osso che diventa più grande. Quindi se avessi un uomo della mia stessa altezza vicino a me, le sue vertebre sarebbero più grandi delle mie, perché nel momento della pubertà sono gli ormoni maschili che hanno questa funzione. La donna ha delle ossa più piccole e accumula meno minerale, e quindi quando ci sarà da perdere, e soprattutto la donna ha una perdita degli ormoni sessuali che è molto più acuta di quello dell'uomo, la donna perderà, e più rapidamente in quella fase, perché l'uomo non ha una fase menopausale come la donna, e soprattutto da ossa più piccole con meno minerale. Quindi la donna ha l'osteoporosi postmenopausale, che non è un'osteoporosi giovanile, non la chiamerei giovanile, ecco, è uno dei due grandi capitoli dell'osteoporosi cosiddetta primitiva, la postmenopausale e la senile, che noi chiamiamo osteoporosi primitive involutive. A proposito di giovanile, mi permetto di ricordare una ricerca che facemmo
col famoso genetista professor Dalla Piccola in occasione di una convention di gemelli, la professoressa sicuramente si ricorderà, e fu lì la prima volta in cui consistentemente, visto che i gemelli sono identici, si misurò appena, i più piccoli c'erano cioè un anno e mezzo, la loro mineralometria, e poi l'altro copre i gemelli fino a 70 anni e si vede come la divergenza, pur nello stesso organismo, quindi l'importanza del comportamento ambientale sull'assorbimento dell'osso. Lì si disse la prima volta bisogna farsi un grosso patrimonio di calcio sin da bambini, non cominciare a un certo punto. Ma l'osteoporosi, prima di dare praticamente di sfociare in quella che è la sua complicanza più grave, cioè una frattura, dà dei sintomi? L'osteoporosi è stata chiamata epidemia silenziosa, perché in realtà i sintomi, quando ci sono, sono sempre abbastanza tardivi. Il sintomo più tardivo è il fatto di avere già una frattura vertebrale, e molto spesso la frattura vertebrale, anche se si accompagna a dolore importante, viene tollerata, cioè le persone tendono a riposarsi per un periodo di tempo e non sanno di essersi fratturate una vertebra, anche perché se lei domandasse cos'è una frattura vertebrale a una persona, non glielo sarebbe qualificare così bene, mentre capisce bene cos'è una frattura di un arto, che vuol dire un osso lungo frattura. Che si spezza, non riesce a capire bene cos'è la frattura vertebrale. Ci torniamo su subito dopo la reclame.